Adriana Tronca è tornata in Abruzzo da Brescia perché voleva rivitalizzare un po' il territorio dove lei vive adesso. Qual è questo territorio? Ricordiamo. Allora, è Goriano Valli, comune Tione degli Abruzzi, nella Valle del Laterno. E quando sono ritornata circa 20 anni fa non c'era più niente di tutto quello che ricordavo quando ero piccolina. Ed era una zona ricca dove facevano vino, frutta e quant'altro. Quindi la mia idea è quella di fare qualcosa proprio per quel territorio. Poi a me piaceva il Pinot Nero, andavo sempre in vacanza in Trentino, Pinot Nero Trentino, guardandoci intorno è una valle che se uno viene lì è un piccolo Trentino dell'Alto Adige nell'Abruzzo. E allora ho messo questo vitigno, Pinot, e il Traminer, il Kerner che è fantastico perché alla fine c'è una piccola zona in Trentino, Alto Adige e qua in Abruzzo. La cosa bella è che mi hanno dato della folle, ma in Abruzzo penso che si possano fare tante cose e l'Abruzzo è ricco proprio di cose che si possono fare, che però alla fine si è fermati con Montepulciano e Trebbiano. Mentre devo dire, la sfida, certo, io ero incredula, l'ho fatto proprio perché forse sono folle davvero, però la cosa è venuta, penso di aver realizzato il mio sogno e il vino è buono, ma la mia idea più quella proprio che mi piaceva tanto era di fare delle bollicine, quindi Santa Giusta che è un 70% Pinot Nero e 30% Chardonnay e spero in futuro di fare tutto Pinot Nero perché anche quello sarebbe un bel arrivo insomma. Poi c'è una piccola sorpresa che abbiamo apprezzato, il vin brûlé. Che questa è la ricetta. Sua ricetta. La mia ricetta, perché il vin brûlé di solito si fa col vino rosso e devo dire, essere sincera, con il vino che non è tanto buono, quindi si mettono dentro spezie, cannella, chiodi di garofano. Il mio no, è un bianco, quindi vin brûlé bianco. E poi metto dentro l'arancia, la mela cotogna e poi il segreto è nella realizzazione, punto.